La prima regola che mi sono data è che devo avere sempre presente e che non si può non comunicare. Durante una seduta, l'attività e l'inattività, la parola e il silenzio hanno tutti valore di messaggio e influenzano l'altra persona che a sua volta non può non rispondere alla mia comunicazione, che essa sia verbale o non verbale. La completa conoscenza di me stessa, delle mie emozioni, delle mie sensazioni ed il mio essere pienamente consapevole dei miei gesti sono fondamentali nella comunicazione suggestiva che è alla base della mia professione. La comunicazione in una seduta è una sequenza ininterrotta di scambi. Si comunica con lo sguardo, con i gesti, con la voce e anche con il proprio stato d'animo. La mia capacità fa sì che la persona si costruisca una realtà nella quale entrambi partecipiamo, all'interno della quale io sono l'artista del messaggio che con un suono, un gesto, un pensiero o una frase invia al cliente un comando in modo sicuro, definito e inequivocabile. I comandi e i messaggi che invio al cliente evocano esperienze e gli danno quelle direttive che gli doneranno una sensazione di libertà, anche se illusoria ed effimera, come immaginati in un giardino bellissimo. Il linguaggio che uso è suggestivo e ricco di ingiunzioni, di termini con connotazione positiva, di aspettative positive, di presupposti e di azioni, perché in ipnosi il linguaggio ha una sua struttura ed una sua sintassi che lo rendono particolarmente persuasivo, suggestivo ed efficace per promuovere i cambiamenti che la persona desidera. Se ti è piaciuto questo audio e vuoi approfondire l'argomento dell'ipnosi, segui le mie dirette sul profilo Facebook Paola Fendoni e contattami in privato compilando il form che trovi sul sito www.paolafendoni.com. Ti aspetto per esplorare insieme le meravigliose possibilità che l'ipnosi mette a disposizione.